Va bene, possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti così numerosi. Sono onorata di presentare questa volta in qualità di presidente dell'associazione perché sono stata eletta da pochi giorni nuovo presidente di Polaris, quindi spero che di essere all'altezza di questo compito così impegnativo che in passato era stato condotto in modo magistrale da chi mi ha preceduto, e per questo questa associazione è diventata così salda e così attiva, perché era stata impostata benissimo sin dall'inizio. Il presidente Alessandro Veronesi, che è anche tra noi, per tanti anni è stato il fulcro dell'associazione, e come anche altri dei soci fondatori, e quindi noi siamo molto grati. E adesso però, come in tutte le associazioni, come da statuto, da regolamenti, c'è un avvicendamento delle cariche, e speriamo appunto di proseguire bene sulla retta via che ci è stata indicata, e ognuno di portare il proprio contributo e di riuscire sempre a migliorare per l'associazione. E oggi dobbiamo dirvi tantissime cose, quindi vado spedita perché non vogliamo rubare tempo a questa bellissima conferenza. Allora, bene. Come prima di presentare la relatrice di questa conferenza, abbiamo degli ospiti speciali. Sono venuti a trovarci il gruppo Astrofili Savonesi, il GAS, dei nuovi amici con cui stiamo iniziando a collaborare, e vengono da Savona. Abbiamo qui una rappresentanza del consiglio direttivo, cioè il presidente, il segretario, i consiglieri, e quindi volevamo invitarvi tutti, siccome speriamo di collaborare con loro e di organizzare tantissime cose, volevamo farvi conoscere, e anche per invitare a fare una breve gita, perché Savona è vicinissima. Loro hanno una sede meravigliosa, vorremmo averla, noi siamo un po' invidiosi, devo dire. Sono come Ateneo Genovese, sono nella sezione della facoltà, del campus universitario di Savona. Hanno una sede e anche l'osservatorio, la Specola, vicino proprio all'uscita del casello autostradale di Savona, quindi molto comodo da raggiungere. E loro organizzano conferenze di astronomia e osservazioni sia diurne del sole, sia osservazioni serali delle stelle, cielo profondo, eccetera, nella loro sede. E poi anche loro, come noi, organizzano serate estive fuori dalla sede di osservazione. Quindi vi invito ad andarli a trovare. Abbiamo distribuito dei loro volantini, questi del gruppo Astrofili Savonesi. Loro hanno una lunga tradizione, perché la loro associazione è stata fondata nel 1969, quindi sono dei veterani, quindi hanno da insegnarci tantissime cose. Noi siamo molto contenti di avere questa opportunità di scambio tra appassionati. Adesso lascerei un attimo la parola al presidente dell'associazione, che vi illustrerà brevemente. Abbiamo preparato una breve sorpresa. Allora, grazie dell'invito e anche alle persone che sono qui, spero di non annoiare, perché hai già detto quasi tutto. Hai detto quasi tutto, quindi potrei già finire. Abbiamo preparato un filmato. Io parlo su questo filmato, che vuole essere un po' una sorta di sommario di quello che noi facciamo e di quello che abbiamo fatto. Il gruppo Astrofili Savonesi nasce nel 1967 dall'idea del maresciallo Quadrelli, che passò per Savona, maresciallo della finanza, e fu costituito in forma giuridica soltanto nel 1969, forse per l'entusiasmo portato dalle esperienze dell'astronautica di quell'epoca. L'uomo sulla Luna sta per compiere 50 anni. Qui vedete alcuni momenti. La Specola di Campei oggi non esiste più per problemi
legati al passaggio di proprietà del terreno su cui la specola era. Stiamo parlando degli anni 70, il gruppo Astrofili Savonese si era dotato di un telescopio, inizialmente un 150, poi siamo passati a 250 mm e infine dotato anche di una camera Schmidt, strumentazione per allora all'avanguardia, che oggi ovviamente doveva essere rimpiazzata, e noi abbiamo deciso, dopo lunghe discussioni, di insediare un piccolo osservatorio con un C11 Celestron al centro di Savona, nel campus universitario. Perché lunghe diatribe, il problema è la specola in città o la specola fuori. Se portiamo la specola fuori, il cielo è senz'altro migliore, però c'è un però, bisogna andare fuori, bisogna investire 30-45 minuti del proprio tempo per poter raggiungere la specola. Lasciamo perdere i problemi di lati vandalici che purtroppo ogni giorno sono sempre più frequenti. Quindi la scelta è stata privilegiare l'osservatorio in città. Siamo nel campus universitario di Savona, l'illuminazione è entro certi limiti controllabile, e quindi l'osservazione dei pianeti e di alcuni oggetti del cielo profondo è possibile compierli. Vi invitiamo a venire a trovarci, noi organizziamo delle serate dedicate all'osservazione del cielo dei pianeti. Ultimamente ci siamo dedicati all'acquisto di un LUNT, quindi di un LUNT 80 per compiere osservazioni anche diurne del nostro sole. Organizziamo tutti gli anni, e quest'anno il segretario mi ha detto un momento fa che le date sono dal 19 al 24 luglio, un trasferimento in alta quota, lo vedete, l'avete visto prima, in alta quota, 2300 metri, campeggio libero, il cielo lì è veramente buio. Ecco, questa è la realizzazione della specola, e qui abbiamo il telescopio che è contenuto all'interno, alcune scene che abbiamo ripreso col telescopio da Savona. La Luna, sono immagini raw, ancora prima di essere poi elaborate. Vi invitiamo a venire, chi volesse unirsi a noi e andare in alta quota, a vivere in maniera un po' ruspante l'astronomia, è invitato a contattarci. Cosa facciamo? Facciamo attività divulgative, attività didattica e attività di ricerca. Come attività divulgative e di sensibilizzazione del grande pubblico, abbiamo preso l'onere di ogni due anni di organizzare una mostra che si svolge all'interno del campus universitario di Savona. La mostra ha sempre avuto per noi un discreto, notevole successo. Ci vengono a visitare in due giorni sulle 1200 persone. Abbiamo all'interno il planetario che vedete lì, il planetario gonfiabile della Zeiss, che è stato qui qualche anno fa, molti anni fa, 20 anni fa, ospitato anche all'interno di questa location da cui vi sto parlando, e che rappresenta uno degli elementi di attrazione per il grande pubblico. Questo è il LUNT, e con il LUNT abbiamo potuto osservare l'eclissi di qualche anno fa, eccola qui ripresa, con due LUNT in parallelo presenti all'interno del campus universitario. Queste immagini erano seguibili, per così dire, in diretta dalle aule dell'università. Il filmato era calibrato su 4 minuti e 50 secondi, io ho finito, questo è il nostro logo col bollino da 50 anni che stiamo cercando di fare astronomia un po' per tutti, ma anche e soprattutto per noi che ci divertiamo.